Ciao a tutti. Se ci guardiamo intorno, soprattutto in certe culture, soprattutto nelle zone più urbanizzate, iniziamo a notare un trend. Soprattutto chi è affine, chi è conscio, consapevole e chi è attento ai cambiamenti e agli schemi sociali. Ci rendiamo conto, infatti, che la nostra società è composta predominantemente di sistemi che clonano, ovvero sistemi che copiano, sistemi che tentano di riprodurre da un originale, che tentano di memorizzare da un'idea o da un insegnamento, che tentano di ripetere anziché creare. Vediamo questo trend davvero in tutti i sistemi. Sia che partiamo dai sistemi educativi, sistemi accademici, ogni sistema industriale praticamente, il sistema della produzione metalmeccanica, quindi il sistema di produzione con macchine, i sistemi che ci vendono qualsiasi cosa, dai vestiti, la moda, il cibo, gli oggetti che utilizziamo tutti i giorni, ma anche oggi vediamo questo tanto nelle persone. Nel modo in cui ci rappresentiamo e ci presentiamo nel mondo, nel modo in cui interagiamo, nel modo in cui ci esprimiamo. Sembra in molti casi che le persone facciano di tutto per essere uguali a tutte le altre, per conformarsi ad un certo standard che solitamente è deciso dai media, dai canali mediatici, dai mass media, dall'educazione, dai sistemi culturali. E tutti cercano di copiare quello standard e di essere uguali, sia che sia nel loro modo di esprimersi, di presentarsi, nel loro modo di agire, di scegliere, di fare, il loro modo di lavorare, di produrre, di consumare, il loro modo di vivere. In effetti ci viene venduta proprio uno stile di vita, ci viene venduto proprio uno stile di vita durante la nostra crescita ed indottrinamento sociale o socializzazione, nel quale tutti siamo spinti a conformarci, a fare tutte le stesse cose, ad imparare tutte le stesse cose. A scuola, su come vengono basati i criteri dei voti, vengono basati sulla nostra capacità di memorizzare e ripetere esattamente le stesse cose per tutti, o più o meno le stesse cose, in base a quanto ci conformiamo. A quanto adattiamo il nostro pensiero al pensiero comune, a quanto quindi eliminiamo qualsiasi pensiero che vada fuori i luoghi comuni, che vada fuori i dogmi. Veniamo valutati in base a come ci comportiamo esattamente come tutti gli altri, come delle macchine, in come stiamo seduti, composti, educati, facciamo esattamente quello che ci viene detto, insomma. Come dei piccoli soldatini o delle macchine o dei robot. Mi viene in mente l'immagine in Cina e uso la Cina come esempio perché è un paese che è un ottimo esempio proprio di questo fenomeno, dove praticamente questo fenomeno è diventato diffusissimo. Mi vengono in mente quelle marce politiche dove migliaia e migliaia di soldati si spargono tutti a schiera, a file perfettamente rettangolari in queste enormi piazze e si muovono tutti esattamente, meccanicamente, a ritmo di orologio. Sembrano delle macchine, non sembrano più umani. Quando guardiamo queste persone che fanno queste performance per vantarsi della grandezza del loro impero e della loro politica, sembra di vedere delle macchine, dei robot, non delle persone umane. Di nuovo, prendendo l'esempio del nostro aspetto fisico, della moda, di ciò che viene presentato come ciò che è accettabile, come presentazione ciò che non è accettabile. Ad esempio, nell'ambito industriale viene spesso spinta la stessa divisa per tutti, lo stesso vestiario per tutti. Ma anche in alcune scuole tuttora viene spinto l'utilizzo di una divisa di modo che tutti si vestano e si esprimano e si conformino esattamente nello stesso modo, anziché esprimersi in maniera unica e differente.
nuovo, prendiamo l'industria, che è un ottimo esempio di tutto questo, da quando c'è stata la rivoluzione industriale, dove all'inizio i lavoratori lavoravano letteralmente come delle macchinette, facendo tutti la stessa mansione ripetutamente come dei robot, come delle macchine. Inoltre, con l'introduzione delle macchine artificiali, di nuovo abbiamo un altro livello di macchinosità, di ripetizione, di macchinismo nella produzione industriale. Tanto vero che oggi, quando andiamo a comprare dei prodotti, per esempio anche dei cibi, addirittura anche cibi agricoli, le persone si aspettano che tutti siano esattamente uguali. Per esempio, se andiamo a vedere in molti supermercati, sui frutti e le verdure non sono tutte esattamente uguali, tutte con lo stesso aspetto, tutte conformanti a certi criteri. A volte le persone non li comprano neanche, soprattutto qui in Asia, dove questo concetto è ancora più esagerato. Quindi ci si aspetta che tutto venga fatto esattamente uguale, precisamente seguendo certi criteri, macchinosamente, roboticamente, senza nessuna varietà, senza nessuna differenziazione, senza nessuna unicità. Ad esempio, questa maglietta che è stata prodotta in fabbrica, come vengono prodotti molti vestiti oggigiorno, è identica, esattamente uguale a tantissime altre prodotte dalla stessa azienda. Invece questi orecchini sono originali perché sono fatti da me, quindi sono unici. Ma qual è la questione in tutto questo? Qual è il problema in tutto questo? Ovviamente, se noi osserviamo come funziona la natura, il mondo naturale, ovvero se osserviamo i principi universali, e per osservare i principi universali basti andare in un ambiente naturale non toccato dall'uomo, o comunque il meno possibile intaccato dagli umani, se osserviamo come funziona l'ambiente naturale, vediamo che quasi nulla è una replica di qualcos'altro, quasi nulla è una copia di qualcos'altro, quasi nulla si comporta esattamente come qualcos'altro. Anche ogni filo di erba, ogni petalo di ogni fiore, ogni minuscolo insetto è differente e si comporta in maniera differente da qualcun altro. Ci sono ovviamente dei comportamenti aggreganti, ad esempio se vediamo uno sciame di api o un banco di pesci, ci sono dei comportamenti ovviamente che mettono in atto in comune, però è molto importante notare che questi comportamenti non sono messi in atto in comune perché vengono indottrinati in questo modo. Ovvero non c'è una scuola per api o una scuola per pesci dove si insegna al pesce, devi comportarti così e non devi fare così, devi lasciar perdere la tua unicità. Non è così che funziona. Quei comportamenti che mettono insieme tutti i componenti del gruppo sono invece istintivi, sono naturali, fanno parte del loro DNA. Un po' come ci sono caratteristiche che accomunano tutti gli umani, che ci accomunano nel nostro DNA, nei nostri comportamenti, nei nostri atteggiamenti, però poi allo stesso tempo tutti abbiamo delle differenze. Insomma, sebbene vi siano delle cose che accomunano, che ci uniscono, Madre Natura non ama la ridondanza. Questo diventa molto chiaro quando osserviamo il mondo naturale. Niente è una copia di nient'altro. Anche ogni singolo insetto ha una vita diversa da ogni altro, un percorso diverso da ogni altro, da cui sperimenta, vive qualcosa di diverso dagli altri insetti. E soprattutto i comportamenti che sono comuni non sono indottrinati in tal modo. Sono comuni perché sono naturalmente così, fanno parte del DNA di quella specie. Noi umani siamo gli unici che invece ci indottriniamo a distruggere le nostre unicità, a reprimere e sopprimere le nostre differenze per conformarci e copiare tutti gli altri, per fare esattamente le cose in maniera esattamente uguale, precisamente una copia di tutto. Perché facciamo questo? Beh, vedete, appunto, vivendo in Asia, dove ho un ottimo esempio in prima fila di tutto questo sistema, perché l'Asia oggigiorno si basa proprio su questo concetto, soprattutto i paesi dove vivo, si basano estremamente sul conformismo, sul copiare e sul replicare, anziché sulla creatività, tanto che la creatività qua è diventata una qualità molto rara. Quello che ho osservato è che il motivo per cui
Noi umani stiamo diventando così estremamente robotici, così macchinosi, così incapaci di inautenticità, incapaci di originalità, incapaci di esprimere la nostra vera essenza, unica e differente da tutti gli altri, è fondamentalmente su di una base di paura e di vergogna. Ovvero, come ogni originalità, ogni creatività, ogni specialità, richiede la capacità di essere veri, di essere nella realtà, quindi di sentire realmente le cose. E la realtà contiene sia cose piacevoli sia cose spiacevoli. La realtà è sempre fatta di polari opposti, di dolore e piacere, di emozioni negative ed emozioni positive, sensazioni piacevoli, sensazioni spiacevoli. Tutto il mondo, tutta la realtà è fatto di questo contrasto negativo e positivo, se vogliamo. Ogni cosa ha un suo opposto ed è così che si esprime e che funziona il mondo naturale. Senza questo contrasto polare non potremmo creare appunto la definizione di differenze, non potremmo creare cose originali. Ma noi umani abbiamo imparato ad avere paura di questa polarità, di questo contrasto, di questa differenza. Soprattutto abbiamo imparato ad avere paura di certi particolari polari che definiamo negativi. Ad esempio, abbiamo imparato a resistere le emozioni negative, le sensazioni fisiche negative. Per esempio, l'impegno, la fatica, la scomodità, la pazienza, la resilienza. Ci sono tante cose che richiedono emozioni negative per poter essere create, per poter creare valore. Nessuna persona veramente forte può diventare forte senza avere disciplina, senza avere quindi esperienze difficili. Nessuna persona può veramente creare bellezza senza percepire dolore. Quindi le espressioni negative che fanno parte della polarità di ogni cosa sono necessarie per poter creare dalla realtà, dall'originalità, per poter essere autentici. Ed è proprio questo ciò di cui gli umani stanno tentando di scappare sempre di più. Stiamo cercando di creare una società artificiale dove scappiamo in ogni possibile modo immaginabile da tutto ciò che ci scomoda anche solo un pochino, da emozioni negative, da difficoltà, da avversità, per fare di tutto per non affrontare queste cose, per non sentirle, non accettarle, non processarle, percepirle, e invece distrarci, scappare e cercare una falsa soluzione, una finta soluzione a queste cose, ovvero una scappatoia. E questo è vero soprattutto nei paesi asiatici, dove è quello in cui vivo. Per questo così tante persone sono diventate drogate da tutta una serie di cose. Non solo da droghe vere e proprie, tabacco, alcolici, ma anche cose stimolanti, distrazione, come cibi processati e stimolanti, intrattenimento e altre attività che ci portano a disconnetterci da qualsiasi esperienza sconveniente, sconfortante, difficile, avversa. Ma in più facciamo di tutto per darci delle finte e false soluzioni che ci promettono di eliminare il problema magicamente senza mai affrontarlo. Pillole, farmaci, antidolorifici, anti questo, anti quello, guerre, per eliminare e non dover mai affrontare il problema. Stiamo diventando una società incredibilmente debole, incredibilmente vigliacca, incredibilmente codarda, proprio per questo motivo. Non abbiamo più il coraggio di guardare le cose in faccia, di affrontare la realtà, di sentire ciò che è vero, con tutte le sue avversità, polarità, esperienze, difficoltà, che in realtà sono tutte gemme preziose, sono tutti nutrimenti che ci rendono più forti, che ci danno tutte quelle qualità che ci rendono autentici e che ci permettono di creare nella nostra unicità, la nostra vera, unica esperienza. Siamo diventati una società di persone estremamente comode, estremamente paurose e estremamente evitanti. E abbiamo creato ogni mezzo possibile e immaginabile per crearci distrazioni e false soluzioni.
Ed è per questo che abbiamo creato un sistema di industria, un sistema artificiale che crea tutto ciò basandoci sulla copiatura e la ripetizione delle cose, senza autenticità, senza originalità. Perché per copiare le cose dobbiamo semplicemente rubarle da chi le ha create in maniera autentica. Dobbiamo semplicemente fingere di avere quelle cose, anziché crearle noi veramente e autenticamente. Ma una società senza autenticità è anche una società che vive nella scarsità e nella povertà, che continua ad avere scarsità di ogni cosa, non ha abbastanza cibo, molte persone non hanno abbastanza cibo, non hanno abbastanza viveri, non hanno abbastanza risorse, perché è una società dove non creiamo veramente ciò di cui abbiamo bisogno, ma semplicemente lo copiamo da quelle poche cose autentiche che la creano. Ovvero madre natura e tutto ciò che è allineato col mondo naturale. Continuiamo a derubare dal mondo naturale per non creare noi stessi e questo è un processo insostenibile, è un processo che crea scarsità, povertà ed eventualmente la nostra distruzione, perché nessun essere naturale vive o può vivere in questo modo. E quindi, dal mio punto di vista, hanno un futuro quei sistemi, quelle persone umane, quelle entità che invece si rifiutano di partecipare al falso mondo della copia, della ripetizione, della memorizzazione, dell'industria artificiale e che invece fanno di tutto per tornare alla loro naturalità, alla loro autenticità, a creare dalla propria essenza e abbracciando la verità del mondo reale, anziché scappando, conformandosi e trovando scappatoie. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video e intanto vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!